50.000 euro per acquistare un'ambulanza da donare alla ASL dell'Aquila Sulmone Avezzano. Un gesto semplice ma molto significativo che arriva da parte di 3 aziende farmaceutiche presenti sul territorio aquilano che danno lavoro e ricchezza al territorio. Dompé, Menarini e Sanofi, 3 eccellenze che dopo il sisma del 2009 hanno fatto tanto per la città. Alla cerimonia di consegna dell'assegno a Palazzo Fibbioni erano presenti Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila, Marco Marsilio, presidente della regione, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del board di Menarini, Sergio Tompé, presidente di Tompé Farmaceutici, Hubert De Ruti, presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia. È un piccolissimo gesto che noi aziende del farmaco facciamo per la cittadinanza di un'area, quella dell'Aquilano e di Scoppito, che ci ha accolto in tutti questi anni, che ci ha aiutati a lavorare soprattutto nel post terremoto, hanno fatto degli sforzi incredibili e noi oggi volevamo ricordare proprio queste persone che sono poi i reali eroi del quotidiano, cosiddetti, che sono quelli che consentono poi a insediamenti come i nostri di riuscire a rimanere, a investire negli ultimi anni. Negli ultimi 3 anni le aziende nell'Aquilano hanno investito circa un centinaio di milioni di euro solo in 3 anni, per dare un'idea dell'impegno reale che c'è dietro. Oltre a investire economicamente e dare lavoro, poi sono così impegnate sul territorio che si crea un rapporto molto virtuoso. Oggi stiamo appunto celebrando la donazione per la ASL di un assegno che consentirà di acquistare un'altra ambulanza. E io credo che le istituzioni debbano lavorare per favorire questo gioco di squadra con distretti industriali che portano innovazione, crescita e investimenti che creano posti di lavoro.